Noi siamo qua, io sono Paolo Galizioli, abbiamo una galleria d'arte, un ristorante e siamo insieme ad altri carissimi amici gli organizzatori del movimento Cibo Artista. Ringraziamo Brera Art, questa magnifica manifestazione che dura una settimana, dal 23 al 27, perché qua siamo nello spazio Febal, uno spazio straordinario, leader nella produzione di cucine, perché il Cesare Gozzetti, che è un artista, sta personalizzando la cucina Febal, quindi la cucina rossana, dipingendo le ante appunto della cucina. Il Movimento Cibo Artista. Il Movimento Cibo Artista è formato da una straordinaria sinergia tra chi sa cucinare e chi sa fare arte, chi sa dipingere, chi sa scolpire, chi sa fotografare. Due persone che diventano un'unica professione dove l'artista impara a cucinare e si esprime attraverso immagini visive e attraverso dei piatti, in un'unica opera, un'opera che è visiva e allo stesso tempo anche gustativa. La stessa cosa avviene invece con i cuochi, con il cuoco che fa dei magnifici piatti, oppure delle magnifiche torte, sono pasticcere, ed esprime attraverso il piatto, proietta questo piatto anche poi su un campo visivo, che può essere una tela, può essere un muro, dove esprime con dei segni e con dei colori alimentari lo stesso piatto che darà al proprio cliente. In realtà il Cibo Artista è un cuoco che muta in artista, è un artista muta in cuoco, in un'unica realtà dove la gastronomia, l'arte e quindi il territorio viene valorizzato e l'aspetto culturale che appartiene al mondo dell'arte entra in profondità della cucina e l'aspetto plastico che appartiene al mondo della cucina entra nell'opera d'arte. Quindi la cucina è un'arte plastica e la sala, chi serve, chi dà, è un'arte scenica. La nostra professione è quella, il nostro progetto è quello di fondere cultura, arte, cucina in un'unica figura, in un unico format, per poi esportarlo fuori nel mondo, con delle officine, scuole cucine. Noi a Brescia abbiamo questa scuola, questa accademia, questa officina rinascimentale che ha il compito di formare i ragazzi delle accademie di belle arti in ottimi chef, in cibo artisti, e i ragazzi che escono invece dalla scuola di cucina, dalle scuole barbiere, con degli aspetti culturali più innovativi, in ottimi artisti e cibo artisti. E sicuramente è un progetto che esporterà l'agroalimentare nel mondo e farà sì che nuove figure professionali possano portare arte italiana, cucina italiana e giovani all'estero. Grazie.